Ci siamo amici sportivi, ben ritrovati dal Paladante di Trissino per quella che è la quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A1 di hockey su pista. Questa sera si gioca il derby vicentino tra il GS Hockey Trissino e l'Hockey Montebello. Una partita tra vicine di casa, come l'abbiamo definita, è anche un testa coda, classifica alla mano, ma ovviamente quando c'è un derby con anche tanti ex giocatori da una parte e dall'altra che si affrontano, non è mai una partita scontata. Per quello che riguarda le due formazioni in pista, il Trissino arriva a questa partita con il primato in classifica, ma intanto lasciamo la parola ad Alberto Rizzi che legge le distinte. Dunque ci siamo, avete sentito dalla voce di Alberto Rizzi quelli che sono i giocatori in pista, ve li ribadiamo velocemente: Montebello in pista con Pais, Ghirardello, Peripolli, Matugini, Borregan, Bolla, Marquez, Del Sale, Zordan e Nardi. Ma adesso minuto di silenzio. Dunque si può partire, dicevamo, Montebello in pista con Pais, Ghirardello, Peripolli, Matugini, Borregan, Bolla, Marquez, Del Sale, Zordan e Nardi. Allenatore è un altro degli ex di turno di questa partita, è Mauro Zini, e che torna qui al Paladante e lo rivediamo con piacere. Per quello che riguarda invece il Trissino, va in campo con Zampoli, Malagoli, Cocco, Schiavo, Joao Pinto, Galbas, Mendez, Gavioli, Pinazzar e Bovo. Allenatore ovviamente Alessandro Bertolucci, dirigono la partita Andrea Davoli e Paolo Moresco. Trissino che arriva a questa partita dopo il KO con il Forte dei Marmi, è comunque rimasto al suo primo posto in classifica con 42 punti in 16 partite, 14 vittorie e 2 sconfitte. Il distacco dalla seconda
in classifica, cioè dalla più diretta inseguitrice in questo momento è di 11 punti, il Lodi ovviamente. Ha il miglior attacco del campionato con 111 gol fatti e la quinta difesa con 49 subiti. In questo momento, come dicevamo, è reduce dal capo con il Forte, che ha interrotto un filotto di ben 9 vittorie di fila. Qui in casa al Paladante, fino a questo momento 7 vittorie consecutive con Montecchio, Forte dei Marmi, Lodi, Grosseto, Vercelli, Viareggio e Monza. Montebello invece è al 14° posto in classifica con 7 punti in 16 partite, 2 vittorie, 1 pareggio, 13 sconfitte, 13° attacco con 39 gol fatti e 13° difesa con 74 subiti. Finora in trasferta una vittoria a Vercelli, un pareggio a Sandrigo e sconfitte a Follonica, Viareggio, Sarzana, Montecchio, Grosseto e Forte dei Marmi. Do il benvenuto in cronaca anche ad Alberto Rizzi. Ciao Alberto, ben arrivato. Buonasera Nicola, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo prontissimi per questa 17esima giornata di Serie A1, Trissino contro Montebello. Allora, si vanno ad affrontare due squadre che in questo momento in classifica di fatto occupano due posizioni completamente, anzi diametralmente opposte, cioè Trissino primo e Montebello in questo momento ultimo, quindi siamo in quello che tutti considerano come un testa coda, no, del campionato, Alberto, ma è ovvio che insomma quando si parla di derby ci sono anche così tanti ex in pista, non ci sono mai partite scontate, anche se in questo caso ovviamente una favorita c'è. Che partita ti aspetti? Ma sicuramente il Trissino imposterà la sua partita come sempre, cercherà di fare la sua classica difesa tutto campo, tutta pista, con il suo solito pressing. Il Trissino è una squadra che non molla, non perde la concentrazione, almeno di solito, anche sulle partite diciamo testa a coda come queste. Il Montebello dall'altra parte sicuramente vuole cercare di fare punti qui a Trissino per riscattarsi un po' e per cercare in questa seconda metà del campionato di tornare a giocarsi un posto almeno per i play-out. Andiamo a vedere intanto, dopo aver visto una conclusione di Jordi Mendez, quelli che sono i quartettini a pista. Il Trissino inizia la partita con la novità di Giovanni Bovo tra i pali, uno dei tanti ex di questa partita, un quartetto di movimento composto da Frani Pinazzara, Joao Pinto, Jordi Mendez e Johan Galbas. Intanto errore qui, ma viene segnata un'irregolarità al Trissino, quindi si riparte con il possesso di palla per il Montebello. Dicevamo Montebello invece che va in pista davanti a Leonardo Pais, con il capitano Mattia Ghirardello, con Cosimo Mattugini e poi con i due stranieri Borregan e Marquez. Parte il Trissino adesso con capitan Pinto, attacca Galbas, la conclusione di Pinazzar due volte, si gira Mendez, la però rimane lì, si riesce in qualche modo ad alleggerire il Montebello. Comunque partito forte il Trissino, Alberto, un Trissino che insomma potrebbe anche un po' avere un po' le gambe appesantite, perché non dimentichiamoci che oltre alla partita di Forte dei Marmi di cui abbiamo parlato prima e che ha interrotto la serie positiva in campionato, è reduce anche da una leggerissima partita di Champions League in quel di Porto giovedì sera. Sì, tanta fatica sulle gambe, tanta fatica anche per il viaggio, chiaramente la trasferta di Porto non è una trasferta comodissima e l'abbinata Forte dei Marmi Porto di certo non è stata ottimale diciamo per la condizione dei ragazzi, diciamo, dai. Però sicuramente questa partita appunto può servire anche un attimo per recuperare un po' di forze, magari dando un po' più di minuti a chi in pista ci sta un po' meno, anche se questo Trissino è difficile trovarne. Esattamente, difficile. Forse quelli che hanno trovato meno spazio sono stati proprio Filippo Schiavo e Giovanni Bovo già in pista fin dal primo minuto. Probabilmente sarà lui chiamato a gestire tutta la partita, a gestire la porta del Trissino per tutta la partita, ed è una partita particolarmente importante per lui contro la sua ex squadra. E poi in un momento, lo abbiamo già detto, abbastanza speciale per lui e la sua famiglia. Particolare, sì, oggettivamente. Altra cosa, Albi, ti chiedo, Montebello è formazione che ha cambiato allenatore da poco, ha messo sulla panchina
un, passami in termine, un motivatore come, come Mauro Zini, un tecnico molto carismatico che cerca sempre di andare molto anche sull'aspetto umano dei, dei giocatori per caricarli nel miglior modo possibile. Sicuramente dal punto di vista del gioco la reazione c'è stata al cambio di allenatore e è una squadra che potrà togliersi delle soddisfazioni da qui alla fine. Assolutamente sì, Montebello sicuramente è stato penalizzato nella prima parte del campionato, ha avuto Borregan che è comunque uno dei giocatori, vorrei dire quello più importante della squadra, che è stato parecchio fuori per infortunio, quindi sicuramente un po' di punti in più li avrebbe meritati. Ora col cambio di allenatore, lo ricordiamo, l'ex allenatore Chiarello è andato al Valdagno, Zini invece, che l'anno scorso era impegnato, attenzione, Mendez ha rischiato di sorprendere qui il Montebello, Zini fino alla scorsa stagione qui al Trissino, in realtà con la squadra della Serie A2, quindi Trissino 0-5, poi quest'anno era rimasto appunto in attesa di una chiamata che è arrivata da parte del Montebello. Ora bellissimo l'assist di Joao Pinto per Mendez. Mendez non è riuscito a inquadrare la porta, ingaggio dall'angolo dell'area. E dunque si va con il Trissino che riesce a vincere l'ingaggio e a ripartire con una nuova manovra offensiva. C'è Joao Pinto a tenere la pallina, si libera alla conclusione, troppo diagonale il tiro del capitano che termina la sua rincorsa fuori dalla porta di Leonardo Pais, dalla parte opposta prova ad attaccare il Montebello, ma d'altronde è ringhiosa la difesa del Trissino che adesso va in ripartenza, 3 contro 2, Pinto, che bella parata da parte di Pais che va a dire di no con il guantone, una gran bella parata da parte di un portiere di cui si è sentito parlare troppo poco perché purtroppo ha avuto una squadra che ha subito molti gol in questa prima fase di stagione, ma è un portiere davvero di livello assoluto. Assolutamente sì, un gran portiere. Fin dalle prime partite di questo campionato era emerso comunque il suo talento e anche lui chiaramente ha diciamo subito il riflesso di una squadra che sicuramente è girata meno di quello che doveva, però il talento di questo ragazzo è cristallino, non si può mettere in dubbio. Attacca il Trissino dietro porta con Jordi Mendez, lo va a francobollare Marquez, ancora adesso dietro porta ci va Joao Pinto, cerca una soluzione, la trova da lontano su Frani Pinazzar, si difende basso adesso il Montebello, cerca di concedere meno spazi possibile al Trissino che comunque è partito con una buona intensità di gioco sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ci sono 11 secondi per andare alla conclusione adesso per il Trissino, vediamo se lo forza i Pinazzar, prova un blocco, la pallina rimane lì e stavolta si può alleggerire un po' il Montebello e cercare di rifiatare con Marquez, giocatore molto fisico, palla, attenzione, sì, attenzione, viene qui superato Marquez, viene superato Mendez e Marquez va a sfiorare il palo della porta di Giovanni Bobo, quindi prima vera opportunità per il Montebello che ha dimostrato, Alberto, di difendersi ma di essere determinato quando va a ripartire. Attenzione, ottima azione qui, Matugini ha avuto una buona pallina, bravo Bovo a distendersi e a parare, qui Joao Pinto con una buona giocata la mette per Mendez, Pais riesce a respingere, riparte contropiede Borregan, bravo Bovo sulla respinta, non riesce Borregan a concludere nuovamente. Montebello sicuramente che si sta chiudendo molto bene in difesa, riesce a collassare bene in area quando il gioco del Gesso Key Trissino entra appunto nell'area, quindi riesce a chiudersi bene e poi la ripartenza l'abbiamo visto con Matugini e Borregan che comunque danno velocità alla transizione offensiva e sicuramente è questo il modo in cui è stata impostata la partita dall'allenatore del Montebello. Borregan adesso prova a superare Galbas, non ci riesce, i Pinazzar 3 contro 2, la conclusione di Joao Pinto, ancora una volta Pais gli va a dire di no sul primo palo e ancora una volta Joao Pinto, attenzione alla ripartenza, viene interrotta però per pallina alta, diciamo che è un po' un uno contro uno in questo momento tra Pinto e Pais, tante le conclusioni del capitano del Trissino e fino a questo momento però il duello lo sta vincendo il portiere del Montebello. Dicevamo Montebello che sta giocando una partita tutt'altro che passiva, ma d'altronde è giusto così. Galbas prova a liberarsi la conclusione, intercetto da parte di Ghirardello, la pallina però è del
Montebello con Cosimo Matugini e Bernardo Marquez. Borregana adesso parte da dietro, cioè cerca di trovare uno spazio ma non riesce a superare la difesa di un arcigno, Johan Galbas, che quest'anno, lo raccontavamo nelle settimane scorse, una chiacchierata fatta con lui, quest'anno ha modificato un po' il suo modo di giocare. Anche qua chiedo anche a te, ad Albi, l'anno scorso, nelle scorse stagioni a Sarzana aveva un ruolo un po' più offensivo forse rispetto a quello che ricopre qui a Trissino, qui invece si è un po' reinventato come difensore aggiunto e regista della squadra. Sì, sicuramente già Sarzana comunque aveva espresso le sue doti difensive molto bene, chiaramente aveva trovato molte più reti lo scorso anno a Sarzana, ma è una cosa che accomuna anche Frani Pignasar. Pignasar quando era a Sarzana segnava molto di più, poi qui a Trissino chiaramente, avendo tanti giocatori offensivamente molto forti, sono giocatori che hanno, diciamo, fatto di hanno trasformato la loro posizione in posizione difensiva. Chiaramente quando chiamati al tiro, soprattutto al tiro da fuori, Galbas è un cecchino ed era sicuramente una caratteristica che voleva Alessandro Bertolucci per la sua squadra di quest'anno, un giocatore in grado di trovare una rete anche con un tiro da fuori potente. Adesso è Montebello a giocare pallina, ma Frani Pinazzar va a portarla via a Marquez. C'è spazio per Mendes, una conclusione troppo bassa, troppo sui gambali di un portiere dell'esperienza di Leonardo Pais, che gli dice di no. Adesso può ripartire il Montebello, buona questa giocata di Ghirardello, va in mezzo a due il capitano del Montebello, vorrebbe forse un fallo che però non viene ravvisato dal duo arbitrale. Buono questo scarico a cercare Mattugini, ma altrettanto buona la lettura difensiva di un giocatore che da questo punto di vista è tra i migliori che ci sono in giro, ovvero Farani Pinazzar. Pinto per Galbas, adesso è nuovamente tambureggiante l'azione del Trissino con il Montebello che adesso è chiuso nella propria area di rigore. La conclusione di Galbas, ancora una volta la parata di Pais. E il Montebello ha interpretato nel modo giusto questa partita, Alberto, perché sta chiudendo tutto quello che può chiudere, però non disdegna comunque di ripartire e di creare qualche grattacapo alla difesa del Trissino. Sì, è così che l'hanno chiaramente preparata. Molte squadre che vengono qui a Trissino cercano di chiudersi, soprattutto nei primi minuti, in modo da cercare di evitare la rete alla squadra di casa. Stanno trovando veramente un'ottima giornata per Pais, il portiere portoghese sta facendo un'ottima prestazione fin qui. Ora, a proposito di portoghesi, João Pinto ha cercato la penetrazione, diciamo, da dietro porta, non è riuscito a trovare la rete. Mendez ora. Lo scarico proprio per Pinto, che insomma si sta divertendo parecchio oggi, sta cercando molto la giocata offensiva il capitano. Attenzione intanto, perché è entrato in pista un giocatore che conosce bene questa pista, ovvero Peripolli, e attenzione perché ha di fatto interrotto quello che poteva essere un gol del Montebello sul tiro di un compagno, l'ha intercettata di pattino. Quindi questa è un'altra occasione importante Mendes per il Montebello, ma a trovare il gol sul ribaltamento di fronte al 9:45 è il Trissino che dunque la sblocca con Jordi Mendez, quella sua girata che adesso grazie alla regia andremo a rivedere. Eccola qua, vediamo Pinto, va sul lato di destra, pallina dentro in posizione forse di pivot, si gira e fulmina Pais sul primo palo e dunque il Trissino è avanti in questa partita, in questo derby, con la rete del suo giocatore più realizzativo in questa stagione, ovvero Jordi Mendez, che con questo sale a quota 26 reti messe a segno. Intanto entra per la prima volta nel match Giulio Cocco. Ripartenza Montebello con Ghirardello, non ha possibilità di andare verso la porta, deve andare all'indietro dove c'è ancora una volta la giocata di Mattugini, che prova ad andare sull'out di destra, ex giocatore del Forte dei Marmi. Borregan per Mattugini, il giro pallina dei giocatori biancorossi di Mauro Zini. Prova Ghirardello, che sicuramente da capitano cerca di dare l'esempio e dà una buona intensità al suo gioco. Va a lottare contro i Pinazzar, bravo, lo salta, Ghirardello. Attenzione, pallina dentro a cercare Peripolli, altro ex di questa sfida. Ripartenza di Malagoli con Mendes, la conclusione di Malagoli, anche lui è entrato per la prima volta nel match.
Sì, pallina alta. Formazione offensiva per il Trissino, Malagoli, Cocco e Mendez, solo i Pignasar, caratteristiche difensive. Squadra comunque che proverà a cercare il secondo gol per tranquillizzare un attimo la situazione. Entra ora al posto di Frani Pignasar un altro grande giocatore che porta il nome di Davide Gavioli, ora con la pallina. Sì, da Gavioli è stato davvero uno dei migliori nella partita di Porto, dal mio modo di vedere. Una partita sontuosa quella di Davide, al pari di tutti i suoi compagni. Sono riusciti a portare in porto, scusate il gioco di parole, un punto veramente prezioso. E credo, Albi, nell'economia del girone in ottica qualificazione un punto che possiamo definire d'oro senza paura di essere smentiti, e lasciamo che gli altri dicano che al Porto mancavano tre giocatori. Vabbè, è un dato di fatto che mancassero tre giocatori, però di certo non è colpa nostra, ecco. Non è colpa del GS Hockey Trissino, non è colpa di nessuno, è colpa del giudice sportivo che circa due anni fa ha inflitto queste squalifiche a dei grandi giocatori, e il Trissino chiaramente si è ritrovato a essere la prima squadra ad affrontare il Porto in una competizione internazionale, e così è quanto. Ora Matugini chiede le proteste un intervento col pattino giudicato non volontario dall'arbitro. Qui gol annullato, aveva fischiato prima, se ci sta, perché Gavioli aveva favorito con il pattino proprio Malagoli, che si era ritrovato la porta sguarnita, aveva insaccato prima. Comunque era arrivato il fischio di Davoli per l'infrazione del giocatore con la maglia numero 71 del GS Hockey Trissino. Attacca il Montebello con Matugini, ha provato uno scarico sul secondo palo ma è arrivato un po' in ritardo Marquez, ma adesso è ancora a possesso dei biancorossi con Matugini. Lo va a francobollare Giulio Cocco, ancora Matugini, stavolta c'è Malagoli su di lui, pallina per Marquez. Come si vede è comunque molto intensa la difesa del Trissino, fa fatica il Montebello a creare dei veri pericoli per la porta di un altro ex come Giovanni Bovo. Adesso va Aleš Boregan in mezzo alla porta, la parata sul primo palo abbastanza tranquilla da parte di Bovo. È arrivato il primo fallo intanto per il GS Hockey Trissino, 1 a 4 la situazione. Partita falli correttissima fino, sì, a questo punto, assolutamente. Qua intanto c'è la conclusione di Boregan, la risposta di Bovo, la ripartenza del Trissino con Malagoli a girare pallina con Gavioli. Jordi Mendes dietro porta per Giulio Cocco, vediamo se prova ad accelerare. Hanno chiuso sul primo palo intanto i giocatori del Montebello, la conclusione di Malagoli da fuori, può recuperare pallina il Montebello con Marquez. Adesso prova ad uscire dalla propria area di rigore, lo fa bene trovando Peripolli in mezzo a due. Attacca adesso il Montebello con la conclusione di Zordan. Era uscita veramente un'ottima deviazione, forse anche involontaria da parte di Peripolli, però era riuscito a deviare la pallina. Bovo molto attento, molto bravo e reattivo a deviare la pallina appunto fuori dalla sua porta. Ora fa il suo ingresso in pista anche Filippo Schiavo, e quindi tutti gli esterni, diciamo, a disposizione di Alessandro Bertolucci sono entrati in pista finora. Sì, si è completata totalmente la rotazione dei giocatori a disposizione di Ale Bertolucci. Adesso protegge bene la palla per i Polli sulla pressione di Filippo Schiavo. Per i Polli va a cercare il contatto e lo trova, vediamo un po', però non era all'interno dell'area di rigore come invece Mari avrebbe sperato il giocatore del Montebello. Bovo chiede un attimo per sistemarsi l'attrezzatura e mi permetto intanto, andiamo con un replay, intanto vediamolo qui, e la giocata qui di Alberto Peripolli, andiamo a rivedere. Sì, il tocco su Peripolli era avvenuto fuori dell'area di rigore di Giovanni Bovo. Due parole però su Giovanni le voglio spendere, perché comunque sta facendo una stagione di grande crescita, di grande serietà, mi sento di dire, sempre presente, sempre pronto, sempre positivo per il gruppo, davvero un secondo di totale affidabilità alle spalle di Stefano, sì, Zampoli. Assolutamente sì, Giovanni non lo scopriamo di certo quest'anno, ha fatto un'ottima annata anche l'anno scorso come primo portiere della 2, vincitrice della Coppa Italia di Serie A 2, e si è laureato miglior portiere della Serie A 2 dello scorso anno, e quindi sicuramente
è sicuramente un grande portiere Giovanni, questo è sicuro. Chiaramente si è messo a disposizione del GS Hockey Trissino come secondo, ma sta trovando non tantissimo spazio, ma quello che sta trovando lo sta ricompensando con delle ottime prestazioni. Sta davvero giocando molto bene, sempre attento, sempre pronto, e quindi un applauso va a Giovanni, questo è poco ma sicuro. Bella palla recuperata da Schiavo, va Gavioli proprio per Schiavo, Cocco salva tutta la difesa del Montebello, ma era stata bella questa azione in velocità da parte del Trissino. Giulio Cocco fuori per Pippo Schiavo a girare pallina su Malagoli, prova ad accentrarsi ma adesso continua a fare possesso la formazione di Ale Bertolucci, che adesso attacca con Gavioli. La sua conclusione ancora una volta ottimo davvero Leonardo Paes, sì. Se cercava una partita in cui mettere in mostra le sue doti, l'ha trovata sicuramente, lo sta facendo assolutamente sì. Un altro ottimo intervento, bordata di Gavioli da distante, ora c'è un fallo da parte di Cocco, giustamente sanzionato dagli arbitri. Veramente stasera Pais sta facendo degli ottimi interventi, questo non era per niente facile. Ora rivediamo il fallo di Cocco proprio nel replay, e quindi tiro indiretto a disposizione del Montebello. Intanto si segna poco stasera, perché qui c'è stato un gol solo, mentre invece a Lodi è ancora 0-0 tra Lodi e Monza. Vediamo adesso l'azione del Montebello con Marquez, c'è Giulio Cocco su di lui, voleva il fallo Marquez, ma invece l'irregolarità l'ha commessa proprio lui, secondo il giudizio di Paolo Moresco, direttore di gara che sta arbitrando assieme ad Andrea Davoli. Malagoli dietro porta, Cocco prova a sfruttare un blocco, prova a sorprendere Pais sul primo palo, ma nulla da fare, insuperabile il portiere ospite. Sul fronte opposto però Zordan perde questa pallina, la recupera il Trissino con la coppiata Malagoli e Gavioli, attacca Cocco, Gavioli fuori per Cocco, finta la conclusione, la ottiene adesso il tiro che va a fermarsi sul corpo di Zordan. Tanto mancano 8 minuti e 39 e ancora nessun allenatore ha chiesto un time out. Ma vedi, è una partita che sta nell'economia di questo match, sta scorrendo via veramente tranquilla, liscia, bella anche da vedere, per cui anche i due allenatori probabilmente hanno poco da dire ai loro giocatori, perché credo che entrambe le squadre stiano facendo quello che dovrebbero. Giulio Cocco e c'è il gol, vediamo un po', viene convalidato, no, l'arbitro dice pallina alta. Esatto. Ci ha pensato un attimo. Vediamo se la possiamo rivedere, Leonardo. Vediamo se è possibile. Ci ha pensato un attimo. Eccola qua, la rivediamo un po'. Vediamo Cocco, sì, che la alza, sì, e c'è stato alta. Il tocco da parte di Gavioli. Però sì, oggettivamente mi pare di poter dire che la decisione di Davoli è corretta. Sì, ha sorpreso Pais con questa pallina, in questo cross al centro Cocco. Probabilmente è corretta la decisione arbitrale. Ora Gavioli, vediamo se si rifà, ha messo un'ottima pallina per Filippo Schiavo, che forse non se l'aspettava. Ora ancora Gavioli cerca dietro porta Cocco, lo cercano molto questo gioco qui dietro porta, per cercare di sorprendere un po' alle spalle la difesa del Montebello. Adesso ovviamente cresce un po' l'intensità di gioco del Trissino e si accende la spia del time out per il Montebello. Cocco, la pallina rimane lì, non ci arriva Schiavo per una questione di centimetri e permette al Montebello di recuperare palline e provare ad alleggerire con Peripolli. Porta alla sfera il giocatore numero 80 Zordan, adesso c'è Gavioli su di lui, di sponda a cercare Ghirardello, prova la conclusione da fuori e attenzione, perché poteva essere pericolosa questa deviazione volante proprio di Peripolli, che adesso prova ad alzare questa pallina troppo alta, però nulla di fatto. E adesso time out per il Montebello, ed è un time out chiamato in un momento in cui Mauro Zini probabilmente vede che i suoi si erano abbassati un pochino e avevano permesso al Trissino di attaccare maggiormente. Però c'è da dire che l'approccio alla partita, la determinazione con cui la stanno affrontando, a mio modo di vedere, chapeau per il Montebello. Sì, assolutamente, finora ottima partita da parte dei ragazzi di Zini, molto chiusi in difesa, ottima veramente la prestazione del portiere, che sta facendo gli straordinari,
e buone ripartenze, chiaramente alcune occasioni con delle deviazioni volanti che avrebbero potuto avere una sorte migliore, però fino adesso veramente un'ottima prestazione. Ricordiamo, intanto l'hai già ricordato tu, questa sera l'unica altra partita in contemporanea è Lodi Monza, ancora ferma sullo 0-0. La particolarità di questa giornata chiaramente è che si gioca poco, nel senso che le uniche due partite sono proprio queste per questa sera. Tante sono le gare che si giocheranno l'1 di febbraio, in quanto molte le squadre impegnate per la VS Cup, quindi ieri sera è stata serata di Coppa Europea, e quindi le squadre impegnate appunto recupereranno la giornata il 1 di febbraio, quindi saranno Bassano Montecchio, Valdagno Forte dei Marmi, Grosseto Sarzana e Follonica Viareggio. Adesso prova a tenere la pallina in Trissino, l'inserimento di Cocco per Malagoli, che chiedeva una regolarità che non arriva. Ancora il 71 in possesso di pallina, deve darla all'indietro da Schiavo, che va a girare per Malagoli, prova a sfruttare il blocco di Schiavo, non era male la rasoiata di Malagoli da distanza siderale, pallina però terminata di poco fuori. Adesso vediamo come gestirà questo possesso il Montebello con Peripolli, la tiene, c'è Gavioli su di lui, prova l'imbucata a cercare Marquez, non riesce a spazzare la pallina Giovanni Bovo, e dunque è possesso per il Montebello con una, vediamo un po' la decisione di direttore di gara, si è uscito dall'area Bovo con la stecca, quindi ha toccato la pallina. 45 secondi per il Montebello e tiro indiretto dall'angolo dell'area, quindi può ripartire il possesso. Bella la giocata qui da parte di Peripolli per l'inserimento di Ghirardello, ottima giocata difensiva di Schiavo, contropiede Trissino molto veloce, Cocco ci aveva dato l'illusione del gol dalla nostra postazione, fuori di poco, attacca anche Schiavo da fuori, pallina che termina lontana dalla porta di Leonardo Pais, però Cocco riesce a recuperare questa pallina e c'è la rete di Davide Gavioli per il raddoppio del Trissino, quando siamo giunti al 19° minuto di gioco c'è la rete del Trissino con Gavioli che segna dopo ottimo assist di Cocco, che ha rubato palla alla difesa del Montebello e l'ha scaricata lì per quello che è il gol del raddoppio della formazione di casa, che adesso va avanti di 2. Ci sta ovviamente il 2-0 per il Trissino, però come continuo a ribadire, insomma, è prestazione coraggiosa da parte del Montebello. Sì, e questo gol è nato da un errore in impostazione, diciamo, della transizione difensiva dalla difesa all'attacco del Montebello. Pallina persa, Cocco bravo in pressione, recuperata la pallina, è servito bene Gavioli, che aveva visto tutto, aveva previsto tutto e aveva già iniziato la sua penetrazione verso la porta. Ora Gavioli ancora con la sua solita velocità l'appoggia a Cocco, è un controllo difficile quello di Cocco, riesce comunque a recuperarla, raddoppiano in 2 su di lui e può andare la ripartenza del Montebello con un sempre positivo Ghirardello. Dentro la giocata di Borregan per la girata invece di Peripolli, recupera Parina Trissino, ripartenza in velocità da parte della formazione blu celeste con Gavioli, vorrebbe andare alla conclusione ma viene portato verso l'esterno della difesa del Montebello. Pallina dentro, prova la conclusione Cocco e ancora una volta è ottima la risposta di Leonardo Pais, che si può dire quel che si vuole ma sta parando davvero in maniera egregia stasera, tante le conclusioni del Trissino e tante le parate di questo gran bel portiere. Cocco ha provato l'alza e schiaccia partendo da dietro porta, non è riuscito a trovare la rete, ancora GS Hockey Trissino in controllo di pallina. Giulio Cocco, bravissimo di nuovo Pais a respingere, è un assedio ora il povero Pais, fa veramente fatica. Si sta facendo una gran bella pubblicità stasera, quello è poco da dire. Attacca adesso il Trissino con Gavioli, pallina all'indietro per Cocco che ha un controllo molto complicato ma efficace
la sua conclusione, c'è stata una deviazione probabilmente di Malagoli, ma dietro porta. Adesso è ancora 45 secondi pieni di possesso per il Trissino, mancano 3 minuti e 36 alla fine di questo primo tempo che vede i blu celesti avanti per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Mendez e da Gavioli. Attacca Cocco, l'inserimento di Gavioli, c'è Schiavo in area che cerca di liberarsi per un'eventuale conclusione, la conclusione invece l'effetto Malagoli e ancora una volta è ottimo Pais, ripartenza 3 contro 2 del Montebello con Mattugini che non può andare verso la porta di Bovero, la fa giocare Morregan. Attenzione a Morregan, lo scarico per i Polli, ottima giocata difensiva del Trissimo, ottima giocata offensiva del Montebello che dicevamo, l'abbiamo detto più di una volta, quando fa la ripartenza sa esattamente quello che deve fare e questo è merito anche ovviamente delle idee del nuovo allenatore Mauro Ziri. E qui intanto Ghirardello ha cercato una girata al volo e per poco non beffava Bovo, purtroppo per lui non è riuscito a centrare la porta. Time out chiamato anche da Alessandro Bertolucci e quindi ci si riflette un po' in panchina, le due squadre hanno tempo per parlare, per discutere degli schemi. E intanto stiamo rivedendo qualche replay, mi sento anche di ora vedo fuori dalla pista Filippo Schiavo, ottimi secondo me i minuti spesi in pista da parte dei solidi di Filippo qualità. Schiavo sì. Siamo a 2.49 dalla fine del primo tempo e il Trissino è avanti per 2-0, una partita viva come dicevamo, un derby vero con il Montebello che sta interpretandolo nel modo in cui deve interpretarlo, e cioè con grande determinazione, con grande cattiveria agonistica e soprattutto con voglia di giocare semplice con pochi errori. Tanto un saluto lo riservo a casa alla voce del Montebello, all'amico Simone Carraro, un abbraccio forte forte forte, spero che prima o dopo una telecronaca insieme riusciremo a farla con Alberto e te, io ci credo ancora e ci spero che prima o dopo riusciamo a farla. 2.49 dicevamo, siamo pronti a ripartire. Tanto parlando di partite di telecronache, Alberto, così domenica prossima se qualcuno è libero verso le ore 18, insomma, credo che si potrebbe divertire qui al Paladante perché ci sarà una partita di quelle leggere leggere, c'è cioè un Trissino Valdagno che insomma promette spettacolo. Assolutamente sì, partita importante chiaramente quest'anno al Valdagno, probabilmente attenzione, ottima qui l'azione di Morregan, bravo Bovo, veramente molto bravo Bovo. Malagoli, bravissimo Pais, la parata Pais. Di Pais, mamma mia cosa sta parando Pais. Qui questo mia. Contropiede veramente micidiale da parte del Trissino, bravo Pais. Ora ci sarà un ingaggio al centro della pista in quanto la pallina ha toccato il tetto del Paladante. Comunque sì, stavamo dicendo Trissino Valdagno, partita che è vero, il Valdagno quest'anno sicuramente ha collezionato meno punti di quelli che ci si aspettava e si aspettavano tutti. Però Trissino Valdagno ha sempre il suo fascino ed è sempre oh, grande. Oh, che bella, bella giocata di Malagoli per Jordi Mendez, si sono trovati a occhi chiusi, vi prego regia fatemelo rivedere perché questo è davvero un gran bel gol, andiamo a rivederlo insieme, eccolo qua, Malagoli sa già dove sta andando Jordi Mendez e Jordi sa già quello che deve fare, il tocco morbido per il 3-0 del Trissino, la doppietta di Jordi Mendez, il perfetto assist da parte di Malagoli, gran bel gol Alberto. Sì, gran bel gol, ora intanto c'è stato un siparietto in quanto l'arbitro Davoli probabilmente prima colpito da una pallina ha richiesto del ghiaccio alla panchina del Trissino, è stato direttamente Alessandro Bertolucci a spruzzare lo spray magico sul polpaccio dell'arbitro, è stato abbastanza divertente vedere questa scenetta. Comunque sì, grande gol, diciamo la caratteristica migliore di Jordi Mendez è proprio quella del La palla recuperata da Galbas, scusami Alberto, bella palla recuperata da Johan Galbas che ha davvero tanta intensità, tanta intelligenza tattica, è un giocatore, anche questo, un giocatore di cui si parla probabilmente poco per il Trissino perché come dicevamo prima segna meno di altri, ma nell'economia di gioco di questa squadra è veramente importantissimo. Qua ci ha provato Cocco a servire pallina per l'inserimento di Mendez sul secondo palo, un secondo di troppo, non ci è arrivato il 66,
pallina lunga per Mattugini, intanto stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo, la ripartenza non velocissima questa del Trissino. Coccolo scarico per Mendez che aveva provato ad andare sul secondo palo da Galbas, adesso pallina per il 55, riparte da dietro con Jordi Mendez. Adesso sì, entriamo nell'ultimo giro di orologio del primo tempo con Giulio Cocco, carica la conclusione, pallina che si impenna parecchio e quindi c'è ingaggio a 54 secondi dalla fine della partita. 3-0 Trissino, doppietta di Mendez e rete di Gavioli. Nell'altro campo invece in cui si gioca stasera ancora 0-0 tra Lodi e Monza. Tanto ci ha salutato anche Simone da casa, gli auguriamo una pronta guarigione, qualche piccolo malanno di stagione per lui, ma speriamo sia cosa di poco conto e ribadisco, ti aspettiamo prima possibile qui con noi. E andiamo adesso, torniamo in cronaca diretta con Galbas all'indietro per Malagoli, la protegge, bella giocata delle 6, adesso gioca anche un po' col cronometro ovviamente il Trissino perché ha 20 secondi per la chiusura del primo tempo. Prova l'ultimo assalto il Montebello con Borregan, buono l'idea su Mattugini, la ripartenza del Trissino. Cocco! Grande gol di Cocco. Chirurgica la sua conclusione rasoterra, gol sul secondo palo, non ci ha potuto fare davvero nulla Leonardo Pais, davvero un gran bel gol al 24, praticamente 54, ed è 4-0 Trissino con rete di Cocco in contropiede. E quindi adesso sì, si sta per terminare il primo tempo con la parata di Bovo però sulla conclusione da lontanissimo da parte di Mattugini. E quindi si chiude il primo tempo, amici sportivi, con il Trissino avanti per 4-0, doppietta di Mendez, reti di Gavioli e di Cocco. Telegrafico, risultato che ci sta, però onore al Montebello per la partita che ha fatto fino adesso. Sì, assolutamente, noi ormai il Trissino lo conosciamo, anche se magari nei primi minuti fa fatica a trovare la rete, poi appena ha una situazione in cui riesce a sbloccarsi inizia a martellare, quindi questo 4-0 sicuramente è maturato nel giro di tutto il primo tempo, però il Montebello sicuramente non ha sfigurato fino a qui. Noi ora ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci risentiamo fra qualche minuto. Andiamo a berci un tè caldo, come andiamo diceva a bere qualcuno, però sinceramente più che il tè caldo, per il caldo che c'è qui in postazione, andiamo a berci una bella bibita fresca. Ci fermiamo qui, a tra poco per il secondo tempo di Trissino Montebello, per il momento 4-0.
Ed eccoci qua, siamo di nuovo con voi amici sportivi proprio per l'inizio della ripresa che vede il Trissino in possesso di pallina con Andrea Malagoli. Di Malagoli che trova subito la rete, sono passati solo 9 secondi del secondo tempo e il Trissino sì, l'ha trovato, quindi andiamo a rivederlo, eccolo qua da dietro porta, non si capiscono bene il portiere e Mattugini, infatti è così e c'è la rete sul primo palo da parte di Malagoli. Alberto, adesso io non vorrei sbagliare, però probabilmente è il gol più veloce che abbiamo visto qui al Paladante negli ultimi anni. Sì, il Paladante è ancora vuoto, sono ancora tutti a bere la birra o a prendersi le patatine al bar del Paladante e quindi in pochi avranno visto abbiamo avuto gol. L'onore di esatto. Vederlo e commentarlo. Noi ci siamo riusciti e poi chiaramente chi vorrà rivederselo potrà andare a scaricarsi gli highlights sul profilo della FISR Hockey Pista su YouTube. O sul sito ufficiale dell'Hockey Trissino. Ecco, infatti ci stavo arrivando, mi sembrava strano che non lo dicevi. Ripartenza del Montebello, sfortunatissimo qua Borregan, perché poteva essere interessante questa giocata per il Montebello. Nulla di fatto, però la squadra di Mauro Zini ha iniziato questa ripresa comunque dopo quel gol a freddo, adesso deve cercare di scuotersi un attimo e di aumentare un po' la propria intensità con il Trissino che invece ovviamente è in pieno controllo della partita e cerca di limitare quelle che possono essere le scorribande in ripartenza della formazione biancorossa. Sì, qui Pinto ha provato a fare una cosa stranissima, vorrei rivedermela, perché ha fatto un tiro molto molto particolare e quindi sì, Joao ogni tanto tira fuori queste cose dal suo cilindro. Sì, credo che un giocatore più, come possiamo definirlo, eclettico di lui sia difficile trovare. Lui si diverte a giocare a hockey, si vede, gli piace divertire e divertirsi e quindi lo vediamo spesso provare delle cose che magari altri giocatori non ci pensano nemmeno a provare. Ottima qui la pallina messa a disposizione di Gavioli non ci è arrivato veramente per poco, sarebbe stato un colpo veramente a botta sicura per il numero 71. Ora ancora fallo secondo Davoli di Ipignasar e quindi è il quarto fallo, 4-4 la situazione falli. Ora recuperata la pallina però proprio da Fran Ipignasar, subito contropiede Malagoli, finta del tiro, bravissimo qui a recuperare Borregan che riparte, tira da fuori Gavioli con i parastinchi, fa scudo col corpo, la ripartenza, recupera Ipignasar, bella la sua giocata per Joao Pinto che vorrebbe andare alla conclusione ma viene portato verso l'esterno da Ghirardello. Ora si deve ripartire nel possesso pieno dei blu celesti con Davide Gavioli, scarico per Malagoli che non è molto contento della scelta del compagno e non lo nasconde, ma adesso ci sono ancora altri 22 secondi per l'attacco blu celeste. Pinto all'indietro per Malagoli, Gavioli prova da lontano, una conclusione abbastanza facile per un portiere del livello internazionale da parte di come Leonardo Pais. Recupera qui la palla il Montebello con Marquez, Ghirardello. Anche Ghirardello, Alberto, va detto che da buon capitano è quello che sta cercando insomma di tenere su il morale dei compagni, il primo a mettercela tutta, a non mollare, a dare l'esempio. Assolutamente, lui è giocatore l'ultimo veramente ad arrendersi e ci mette sempre grande grinta. Ora ancora Pais a fare appunto posizione su Malagoli, riesce a recuperare la pallina al Montebello. Ora Mattugini riesce a controllare la pallina, cerca e trova Ghirardello, recupera pallina Pinto, subito Malagoli troppo sul primo palo, qui nulla di fatto con la parata di Pais. Dunque la ripresa è iniziata davvero con questo gol di Malagoli insomma che ci ha lasciato un po' tutti sorpresi, poi adesso la ripresa sta cercando di prendere ritmo, la recupera bene il Trissino, 2 contro 1, Ipignasar da solo non ha trovato il tempo della giocata. Borregan, riparte strepitoso. Il Montebello con Borregan, ma gli dice di no Giovanni Bovo, recupera la palla al Trissino, va a Pinto, prova la giocata il capitano con la maglia 17,
dicevamo prima, è proprio il giocatore che vuole davvero provare sempre la giocata, divertirsi, far divertire il pubblico davvero. Adesso qui c'è un intervento da parte di Pais, recupera la pallina il Montebello con Ghirardello, ma vedete com'è alta la pressione del Trissino. Ghirardello all'indietro per Mattugini, scarico su Marquez, cerca la sponda, intercetto ottimo da parte di Malagoli, la ripartenza del 6, si butta dentro Gavioli, lo scarico per Ipinazar che probabilmente pensava di aver realizzato, ma invece ha fatto efficace la difesa del Montebello. Qua Marquez va a lottare contro due, è regolare però il recupero della pallina da parte del Trissino che adesso va con João Pinto. Vedi, una delle cose di questo Trissino che insomma impressiona è che è contro ogni avversario, in qualsiasi situazione ha il suo gioco, questa maniacale pressione offensiva, intensità difensiva, quindi è davvero una squadra che ha una identità precisa e non è una frase fatta questa, perché è davvero la verità. Qui richiede un rigore Ipinazar, l'arbitro non concede il penalty, ancora pallina quindi Montebello, c'è stato un cambio, ora fa il suo ingresso in pista con il numero 77 Alex Zordan, ancora Montebello a gestire, ora proprio Zordan subisce un contatto da parte di João Pinto, sanzionato dall'arbitro. Sì, comunque tornando su quello che dicevi, chiaramente il Trissino ha questo tipo di gioco e non si smentisce mai, anche a Porto ha provato comunque sempre a fare questo tipo di gioco, la pressione alta, nonostante abbia trovato forse per la prima volta una squadra che per tutta la partita ha risposto con una difesa altrettanto alta, altrettanto in pressing per 50 minuti. È stata veramente una bellissima partita quella di giovedì scorso. Ora Zordan non riesce a controllare la pallina, contropiede, Malagoli spara alto, l'arbitro fischia la pallina alta, palla Montebello. È bella questa giocata, si è trovato uno contro uno Malagoli, pallina leggermente troppo alta, non ha potuto trovare lo specchio della porta il giocatore del Trissino, ma vedete come il Trissino è alto a recuperare sempre la pallina, non cercare di non far rifiatare l'avversario. La ripartenza di Borregan, lo scarico, la traversa piena. La chance per i Polli, Bovo gli dice di no. Come potete vedere, dicevamo, il Montebello non molla assolutamente, ci prova e gli va dato atto di questo DNA. Forse qui ha protestato un po' Malagoli per un aggancio sul pattino. Ora Gavioli, Malagoli, rete Trissino, Malagoli su assist di Davide Gavioli. E qua sì, è la conferma che insomma il Trissino, quando ha l'opportunità, non sbaglia, e adesso lo ha segnato Malagoli, lo rivediamo, eccolo qua, porta la pallina a Gavioli, finta la conclusione, lui è lì appostato sul secondo palo per spingere in porta, una pallina deliziosa davvero da parte di Gavioli. E ancora super pressing da parte del Trissino, 5 secondi fischiati immediatamente, Trissino veramente che non lascia respirare l'avversario nonostante il 6-0. 17 minuti e 45 alla fine del primo tempo. Ma d'altronde quando tu hai questo tipo di imprinting mentale, capacità, voglia sempre di fare gioco, di andare a prenderti quella pallina, di non concedere nulla all'avversario, ci puoi avere davanti qualsiasi avversario di qualsiasi livello, però questo è quello che fa il Trissino e lo sta facendo in maniera egregia in questa stagione. Si riparte con il possesso del Montebello con Borregan, pallina che in qualche modo poteva arrivare a Peripolli ma non lo ha fatto, ripartenza Trissino con Gavioli un po' troppo veloce, adesso era leggermente più indietro, João Pinto non poteva arrivare su questa pallina, si riparte da dietro su Giulio Cocco, si butta dentro il 7, uno contro uno, cercava lo scarico sul secondo palo per Gavioli che era lì pronto come un falco a andare sulla deviazione, sull'eventuale assist del compagno, fatto buona guardia la difesa del Montebello, pallina che arriva comunque a João Pinto, Cocco dietro porta, ancora Pinto ci prova e vorrebbe anche lui trovare la soddisfazione personale, non ci riesce, molto fisico qui il duello con Zordan. Borregan
Tanto si è sbloccata anche a Lodi, Lodi 1, Monza 0 in questo momento. La ripartenza di Cocco che prova. Che cosa ha fatto? Al di fuori delle conoscenze delle potenzialità umane. Scusate, non ho capito il gioco. Ma probabilmente non l'ha capito nessuno. Solo lui può provare a fare una roba del genere. Leonardo, quando puoi, per piacere, mandacela, perché davvero è qualcosa che non può non far innamorare chi ci guarda di questo sport. Eccolo qua, Cocco perde la pallina nei confronti di una buona difesa di Cosimo Mattugini. Ora Montebello cerca di evitare l'antigioco, quindi subito pallina recuperata dal GSK Trissino. Esce Ipin Azar, entra Galbas, entra anche Mendez al posto di Malagoli. Scarico di Galbas per Mendez, la pallina però è amministrata dalla difesa del Montebello, che adesso riparte con Borregan. È su di lui probabilmente un'ostruzione con il corpo da parte di Joao Pinto, non ritenuta fallosa da parte dei direttori di gara. Qui la pallina è recuperata dal Trissino, che velocemente va in ripartenza. Adesso abbiamo un quartetto trissinese composto da Bovo Mendez, Joao Pinto e Galbas sul fronte opposto. Tanto qua il controllo impreciso da parte di Peripolli, che è in quintetto con Borregan. Zordà, anche qua Pinto ha provato una gran bella giocata. E Mattugini, dicevamo, Galbas da fuori, intercetto in qualche modo di Borregan, ma la pallina arriva ancora al Trissino con Joao Pinto per Jordi Mendez. Galbas, Joao Pinto, altra giocata, va dietro porta, cerca di gestire, palla ottima servita a Galbas, bravo Pais. Ora Borregan, palla dentro, troppo indietro per l'arrivo di Mattugini. Ora c'è stato un fallo da parte di Marquez, forse di Borregan su Joao Pinto, e quindi è il quinto fallo, 5-5 la situazione falli. Nessuna squadra in situazione, diciamo, pericolosa. No, dicevamo prima, è una partita tranquilla, è una partita che si gioca con il livello che queste due squadre possono offrire. Si stanno giocando con la voglia di divertirsi, di fare quello che si può senza nessuna esasperazione da una parte e dall'altra. Qua ci prova Mattugini, e qui questo è il fallo sicuro da parte di Joao Pinto. Sesto. Gioca veloce però il Montebello, in questo caso ci perdiamo un attimo anche noi, adesso recuperiamo. Sì, chiaramente Montebello, se vuole sorprendere il Trissino, lo deve fare appunto in queste situazioni, diciamo, giocando in velocità su delle situazioni di punizione, eccetera, perché altrimenti a difesa schierata è veramente difficile far male a un Trissino così compatto. Ora bravo per i Polli, ma riparte. 3 contro 2, perché arriva anche Joao Pinto. Ha provato anche lui una magia. Bravo Zordana a deviargliela proprio all'ultimo. Intanto è palese che Joao voglia regalarsi un gol. Ci sta provando in ogni modo. Sì, in vuole ogni regalarsi, modo. Vuole farsi un regalo di compleanno. Ricordiamo ieri il suo 36esimo compleanno. Joao Pinto, trissinese adottato. Quindi parte, diciamo, centrale del progetto del GSOK Trissino. Lui ormai qui è super amato da tutti. Ora Giulio Cocco. Palla dentro proprio per Pinto, gol che però gol, vediamo forse, un po', non viene forse dato, viene annullato, no, infatti, sì. Viene annullato, segnato col pattino, ride anche Joao perché probabilmente si è reso conto dell'infrazione. Intanto azione grande in velocità il Trissino, ma non è riuscito a trovare il tocco vincente, ma non è finita perché c'è ancora Cocco dietro porta, il blocco di Schiavo, la pallina che rimane lì in qualche modo la recupera però tipo Schiavo, anche la sua prestazione è da sottolineare, la conclusione di Cocco rasoiata fuori. Entriamo negli ultimi 10 minuti di partita con il Trissino avanti 7-0 fino a questo momento. Cocco, c'è Ghirardello su di lui, lo scarico per Mendez che ha provato la girata ma non è riuscito a insaccare. Qui un controllo impreciso da parte di Borregan, riesce comunque a far arrivare la pallina a Zordan. Ghirardello per Zordan, la pressione su di lui di Cocco. E ora scadrà probabilmente il periodo di 5 secondi. Eh sì. Time out chiamato da Alessandro Bertolucci.
andiamo anche a vedere cosa sta succedendo nell'altra pista in cui si gioca, anche se in questo momento nel frattempo andiamo a rivedere anche qualche azione grazie alla regia. Questo è il time out del Montebello, ancora 1-0 Lodi sul Monza, minimo scarto fino a questo momento. Tanto fanno festa ovviamente gli ultras dell'Armata in tribuna, e per loro insomma, se questa partita, credo che ormai Alberto insomma abbia preso una direzione abbastanza definita, ci sarà da fare per gli ultras del Trissino, perché insomma domenica prossima c'è la partita per loro contro i vicini di casa del Valdagni, in un derby che insomma da queste parti lo sappiamo è molto sentito. Assolutamente sì, diciamo storico, il Paladante è sempre stato super pieno per i derby con il Valdagno, e ci aspettiamo chiaramente la stessa cosa anche la prossima settimana. Ora Galbash ha veramente sfiorato qui il gol, bravo ancora una volta Pais. Cocco, una stilettata fortissima che non trova la porta del Montebello, e Montebello che può distendersi, bravo però ancora Cocco a ringhiare e a recuperare pallina, trasforma subito l'azione da offensiva in offensiva. Riparte il Montebello dopo appunto il tentativo del Trissino. Borregan non ci arriva, avrebbe potuto concludere sul passaggio di Ghirardello, troppo però in avanti rispetto alla sua posizione. Ancora però Montebello a organizzare la sua azione offensiva, altri 30 secondi, non c'è nessun pericolo qui per Bovo. Riparte il Trissino con Giulio Cocco. Intanto parlavi di Armata Trissinese, che palo che ha preso Filippo Schiavo. Filippo Schiavo ha preso un volo clamoroso, ancora Pais a negare il tripletta, che bel portiere che è Leonardo Pais. Sì, veramente tanta roba. Ne abbiamo sentito parlare molto quest'anno, però davvero è un portiere che sta infondendo tranquillità alla squadra, nel senso, ok, la situazione è quella che è dal punto di vista della partita, ma anche Bovi intanto sta dando tanta tranquillità al Trissino, va detto anche quello, però davvero si sta mettendo in mostra davvero come un estremo difensore davvero molto molto interessante. Eh sì. Eccolo qua, altra parata ancora. 7:32 alla fine del match. Borregan para Bovo sul primo palo. Sì, stavamo parlando di tifo, chiaramente l'Armata Trissinese stasera un po' meno rumorosa rispetto a tante altre partite, rispetto stanno a come facendo sarà il carico per domenica prossima. Mi piace anche sottolineare che c'erano 12 pazzi che sono partiti da Trissino e sono andati a Porto giovedì, giornata lavorativa, questa è veramente... E per chi come noi ha ascoltato la partita in cronaca, in video, cavoli, al Dragao si sentivano solo loro, per cui sì, è stato davvero... questa volta sì, non è una, anche questa non è una frase fatta, ma sono stati davvero il sesto uomo in pista per il Trissino in una partita ovviamente difficile, su uno dei campi più difficili d'Europa, ma davvero sono stati eccellenti e ci aspettiamo che lo siano anche altrettanto carichi nel derby col Valdagno di domenica prossima. Sì, mi piace anche sottolineare una cosa, cioè c'è una polemica un po' in atto contro i tifosi del Trissino, perché si dice sono nati pochissimo tempo fa, non sono mai esistiti prima e quindi hanno meno rispetto a tifoseria storica, però penso anche che dato rigore per il Montebello, penso anche che nel momento in cui una tifoseria inizia a esserci, cioè è anche molto bello per questo sport che ci sia, ecco, quindi secondo me è giusto rispettare anche le nuove tifoserie nonostante non siano storiche. Nel senso, voglio dire, non è un loro una loro, cioè nel senso, non è un difetto quello di essere nati da poco, non ci potevano fare niente, sono un gruppo di ragazzi molto giovani che hanno una passione incredibile per questa squadra e per questo sport. Intanto rigore per il Montebello con Borregan, la parata di Bovo, gli viene fischiato il warning, quindi la ripetizione del tiro. Un po' severo questo fischio. Se riusciamo a rivederla, spettacolo la regia,
Ancora vediamo un po', vediamo Borregan, si prepara. Andiamo in diretta che sì, dobbiamo... sì, sì. Lo rivediamo intanto, sì, però rivediamo. Probabilmente c'era una leggera un movimento leggermente in anticipo. Adesso di nuovo Borregan contro Bovo, alta stavolta, ma ancora una volta ripare, viene, quindi probabilmente c'è il cartellino. No, viene, sì, cartellino eccolo lì. E quindi deve entrare Zampoli. Questo molto 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 fiscale, severo, troppo fiscale, fiscale da parte, dai. Da parte di dai. Andiamo a rivederlo, eccolo Davoli. Lì. Molto. Ce l'abbiamo in ride in, ride in Mendez. Ride Mendez. Secondo me non era neanche così così clamoroso, sinceramente, da portare Bovo ad avere il cartellino blu, dai. No, anche perché la porta è stata sbagliata di abbastanza, ecco. Non è stato quel movimento a far sbagliare. Però va bene, ora Zampoli si sta preparando per fare il suo ingresso in pista, chiaramente ci vuole il tempo per sistemarsi tutta l'attrezzatura. Molto, ripetiamo, molto, qualche molto minuto fiscale, ci servirà adesso, molto, qualche minuto molto, servirà. Molto, molto fiscale questo cartellino blu nei confronti di Bovo che non sta, sì, mamma mia. Diciamo... diciamo nel panorama di una partita di questo tipo è stata una decisione un po'. Eccolo qua, e allora applauso per Stefano Zampoli che si è vestito in grande velocità e adesso inizierà la sua partita con un rigore contro Borregan. Vediamo un po', è il terzo che tira Borregan fondamentalmente. Subito la carica di Bertolucci per Zampoli. Adesso, secondo me si era mosso, esatto, di più lui di quello, esatto, che si era mosso Bovo prima, lasciamelo dire. Esattamente, quindi vabbè, non se l'è sentita. Ora Trissino, altro. Trissino in inferiorità numerica, chiaramente. Sì, certo. Il Montebello sfrutterà probabilmente questo power play, lo sappiamo, per due minuti il Trissino rimarrà con un giocatore in meno. E adesso vediamo in campo per il Trissino ci sono Malagoli, Schiavo e Galbas, mentre sul fronte opposto ovviamente ci sono in pista in questo momento Borregan, Marquez, Mattugini e Peripolli. Intanto sì, ci si ferma per un minuto di time out e siamo a 5.45 dalla fine del match. Grazie regia per mandarci in onda intanto qualche highlights di questa gara. Questo è intanto una ennesima parata di Pais. Comunque è partita che ha preso, ok, oggettivamente una piega di un certo tipo. Adesso vediamo anche Zampoli che deve iniziare una partita, non si aspettava di giocare probabilmente, no, esatto, mettiamola così. E era, è da tanto, non mi sembrava di vedere una fiscalità così, o anche nella seconda conclusione sinceramente non mi era sembrato che Bovo avesse fatto alcunché, però va bene. Comunque fino a quel momento prestazione davvero perfetta di Giovanni Bovo che quando, lo abbiamo detto prima e lo ripetiamo, quando è chiamato in causa è veramente sempre impeccabile, sempre pronto, attento, freddo, reattivo. Sì. Tanto di cappello nei confronti di Giovanni. Ora Trissino a difendersi e Pippo Schiavo, sì, Galbash e Malagoli. Superiorità ovviamente per il Montebello che adesso prova ad andare con Marquez, la parata di Zampoli, non riesce il Trissino a tenere quella palla e voglio, non mi piacerebbe che si riuscisse a inquadrare Bertolucci perché nonostante il risultato sia quello che è, in panchina si arrabbia come un dannato per ogni minima imprecisione della squadra. E anche questo, Alberto, e tornando a quello che dicevamo prima, è DNA Trissino. Sì, perfezionista dal primo all'ultimo minuto anche in partite come questa. Alessandro Bertolucci, sì, non lo scopriamo ora la sua dedizione nei confronti di questo sport. E ora Galbash a cercare di gestire e di far trascorrere qualche minuto senza alcuna preoccupazione per Stefano Zampoli, quindi gestione di pallina crediamo fino al limite dei 45 ove possibile. Filippo Schiavo ora va nell'angolo, tiene ancora pallina contro Alberto Peripolli, molto suo fisica, ex compagno al Trissino 05 di due stagioni fa. Recupera pallina Alex Borregan,
pallina sull'angolo per Matugini, ancora Borregan, cercano chiaramente l'ampiezza, ma si sta difendendo molto bene Trissino, che è tornato con i quattro esterni, quindi ristabilita la parità. Attacca adesso il Montebello con una ripartenza veloce del Trissino, adesso Mendes e Malagoli dialogano i due, un po' arretrata questa, questo passaggio per Malagoli. Entriamo negli ultimi 3:43 di partita. Ritorna suo posto Giovanni Bovo. Eh sì, questa era la sua partita ed è giusto che la giochi ancora fino in fondo. Accolto da un grande applauso da parte del pubblico del Paladante. Ora Filippo Schiavo non legge benissimo il movimento dei suoi compagni e ci sarà l'antigioco. 5 secondi in zona difensiva, pallina Montebello, chiude subitissimo Malagoli per evitare tutte le sorprese possibili, e ora ritorna in pista anche Frani Pignasar. Ancora il Montebello adesso in possesso di pallina con Matugini. Prova Borregan all'indietro per Cosimo Matugini, la pallina si impenna, la può recuperare il Trissino in ripartenza, ma ha un controllo impreciso Pippo Schiavo e la pallina è ancora per il Montebello, che adesso prova a chiudere un po' in avanti questi ultimi 2:55 di partita. 35 secondi per il possesso dei biancorossi, 7-0 il punteggio per il Trissino. Alberto, era importante anche per il Trissino ritornare alla vittoria dopo, comunque quando capita una sconfitta per il Trissino è strano, no? E la sconfitta arrivata a Forte dei Marmi adesso è stata un po' anestetizzata, cancellata da quella grandissima prestazione di Porto con il pareggio conquistato e poi da questa vittoria che adesso ridà morale per prepararsi nel miglior modo possibile per quella che sarà la partita, il derby col Valdagno. Assolutamente sì, una sconfitta, è strano da dire, ma è davvero indolore, nel senso che il Trissino è andato a Forte sicuramente per fare risultato, perché sarebbe assurdo dire che sia andato per perdere, però è una sconfitta che conta quel che conta, era sicuramente molto più importante per il Forte dei Marmi trovare quei tre punti per tornare sotto e cercare di dire la sua per il secondo posto. Il Trissino con questi 12 punti di vantaggio sulla seconda, ecco, non era una vittoria essenziale per il suo campionato, ecco, possiamo dirlo chiaramente. Albi, mi sono accorto, non abbiamo detto una cosa importante, che tra tanti impegni dell'Hockey Trissino c'è anche la Coppa Italia che si giocherà qui al Paladante di Trissino, e quindi quattro squadre, le migliori d'Italia, si giocheranno la coccarda tricolore che l'anno scorso fu del Sarzana, era giusto dirlo. Assolutamente sì, e intanto Mendez prova a cercare la sua tripletta, non la trova, 1:18 alla fine. Ebbene sì, qui al Paladante ci saranno le finali di Coppa Italia che saranno, coinvolgeranno in realtà tutte le categorie, quindi dalla femminile fino alla 2 e poi anche la Serie B, quindi è chiaramente la Final Four di Serie A1 maschile. Fiora l'occhiello della manifestazione. Ovviamente sarà qui al Paladante, ultimo weekend di marzo, noi stiamo già mettendo in moto la macchina organizzativa per cercare di offrire il più bello spettacolo possibile a chi verrà qui, a chi ci seguirà da casa. Malagoli non inquadra la porta a 44 secondi, 6 decimi dalla fine di questa 17esima giornata di Serie 1, che il Trissino sta diciamo pure tranquillamente portando a casa con il risultato di 7-0. Sì, sarà la 15esima vittoria per il Trissino in questo campionato, per il Montebello invece sarà la 14esima sconfitta, però insomma sono due situazioni di classifica ovviamente diverse. Per il Montebello probabilmente non era questa la partita in cui si doveva pensare di andare a far punti, però ripeto, se l'atteggiamento è questo avrà tutta la possibilità di regalarsi delle belle soddisfazioni da qui alla fine. Niente, non è arrivato il gol di Pippo. Ci speravi, eh? Sì, io quando segna Pippo sono sempre contento. Comunque, lo dice anche l'Armata adesso, infatti, che gli dedica un coro. Stavo quasi riflettendo su un dato che non ho per certo, però sto cercando di ricordare. Penso che il Trissino non perda al Paladante dalla sconfitta ai quarti di finale col Sarzana in Coppa Italia. Eh sì.
perché in campionato poi l'anno scorso nelle fasi finali e quest'anno finora non ha mai perso al Paladante. Chi viene qui insomma si diverte, se poi ti vitrisci non si diverte ancora di esattamente. Più. Io noi ti lascio, vado giù, ti lascio andare avanti, io vado giù per le interviste. Ma in realtà io prendo il microfono del Paladante, quindi cerchiamo di attendere qualche secondo perché Nicola farà le interviste in centropista, quindi vi lasciamo diciamo con l'audio del Paladante e vi diamo l'appuntamento chiaramente la prossima settimana, sempre qui al Paladante per Trissino Valdagno, ore 18, fra qualche secondo Nicola dal centropista con le interviste. Con il risultato di 7-0 per il CSM che Trissino alla 17esima giornata di Serie A1, ricordiamo a tutti i tifosi del CSM che Trissino che la settimana prossima, domenica 5 febbraio alle ore 18 qui al Paladante, il derby tra Trissino e Valdagno, vi aspettiamo tutti a tifare CSM, ok Trissino! Ci siamo? Perfetto. Allora con Jordi Mendez siamo alla fine della partita con il Montebello. Era importante ritornare alla vittoria perché veniamo da una sconfitta col Forte dei Marmi. Partita affrontata con la giusta mentalità. Sì, oggi era importante portare i tre punti a casa perché non era facile. Oggi era una partita un po' complicata perché veniamo di giocare a Porto, il viaggio, tutta la fatica. Abbiamo fatto una partita con la mentalità e la serietà giusta e questo ci ha portato ai tre punti. Partita più difficile sarà quella di settimana prossima, qui a Trissino si sa, il derby col Valdagno è la partita e quindi sarà anche bello vivere davanti a questo pubblico qua. Sì, contro il Valdagno è un derby, sicuramente sarà una partita difficile, noi l'affrontiamo e la prepariamo durante questa settimana con la mentalità giusta e dobbiamo uscire in pista come facciamo sempre e per portare a casa i tre punti. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo a Jordi Mendez per il proseguo. Tanto regia, noi andiamo avanti un po' perché aspettiamo che arrivi anche Mauro Zini del Montebello, che ovviamente però ci teneva a parlare con i suoi giocatori e dargli il 5 perché insomma è molto importante anche ovviamente dopo una sconfitta numericamente pesante gestire dal punto di vista mentale, ma escono tra gli applausi del proprio pubblico i giocatori del Montebello e quindi ci raggiunge Mauro Zini, che è sempre un piacere avere qua con noi. Ascolta, allora, hai avuto questa chiamata, di la possibilità di gestire, di vivere questa esperienza con il Montebello. Abbiamo visto una cosa in cronaca, che questa squadra, ok, oggi forse non era la partita in cui pensavate di venire a far punti, però ha un'identità ben precisa e questa è una cosa che ci è piaciuta molto. Intanto ti ringrazio, è un'avventura, un'opportunità che mi ha dato la società Montebello. Voglio dimostrare che qualcosa dobbiamo portare a questo gruppo, l'identità sì, è cambiato qualcosa. Abbiamo iniziato a giocare di squadra, ma voglio sempre di più, sono un po' affranto, non tanto per il risultato, ma perché voglio di più da tutti quanti i giocatori dall'inizio alla fine. Questa è la cosa più importante per andare fuori da questo tunnel che ci siamo ritrovati. Quindi i ragazzi ci sono, devono continuare a lavorare con dedizione e riusciremo a raccogliere qualche punto sicuramente. Non poteva essere la partita giusta, ma non arrivo mai al sabato e alla domenica prima della partita pensando di perdere, quindi per me parto sempre con la possibilità di vincere la partita. Allora ringraziamo Mauro Zini, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione sua e del Montebello. Da parte mia, da parte di Franco, di Leonardo, di Alberto, di tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata, questa visione di questa partita, è tutto. Noi ci vediamo domenica prossima, ore 18, qui al Paladante per il derby col Valdagno. Ciao a tutti! Thank you.